Rally d'Italia, l'Italia se desta, dell'elmo di Scipio se cinta la testa. Oppure, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Lasciatemi cantare, sono un italiano. Attenzione, inni nazionali. Sono Simona Vince, per la prima puntata di Cenerentola da un posto come questo non potevamo parlare che dell'inno nazionale italiano, l'inno di Mameli. Gli italiani hanno qualche problema con l'inno nazionale. I calciatori in campo, quando si tratta di cantarlo, non ne ricordano le parole. Il maestro Muti si rifiuta di dirigerlo alla prima della Scala di fronte al presidente Ciampi. Gli italiani, tutti quanti, me compresa, non vanno oltre la seconda strofa. Siamo andati a parlare di tutte queste cose con Corrado Augias, con Nicola Piovani, l'autore delle musiche della Vita è Bella di Benigni, e con un italiano vero, Toto Cutugno. Fratelli d'Italia, l'Italia si è desta. Del municipio si cinta la testa, dov'è la vittoria? Dov'è la fiamma e schiama di Roma e Dio la creò. Dov'è la vittoria? Le porga la chiamo, che una metà degli italiani, fra cui anch'io fino a 18 anni, abbiamo sempre sentito novella vittoria anziché dov'è la vittoria, perché era talmente assurdo che uno avesse scritto dov'è la vittoria che l'altro rispondesse le porga la chioma nella stessa frase di canto, cioè lo stesso cantante dice dov'è la vittoria e dialoga le porga la chioma, che poi non è una risposta a dov'è. Ma perché delle parole così difficili, così auliche, gli italiani non le sanno queste parole, non se le ricordano mai? Io ne so una strofa, l'inizio e basta. Senta, Simona Vinci, se io le dico che se io le chiedo di cantare l'inizio del Trovatore di Verdi, di intonare o di recitare l'inizio del Trovatore di Verdi, e lei trova quelle parole di due figli, viveva padre beato e buon conte di luna, eccetera, eccetera, trova quelle parole diverse da quelle dell'inno di Mameli. Voglio dire che quel lessico che fa parte dell'inno di Mameli ci viene direttamente dal basso romanticismo di metà Ottocento. Fratelli d'Italia, l'Italia se desta, dell'elmo di Scipio se cinta la testa. Dov'è la vittoria? Le porga la chioma, che schiava di Roma, Iddio la creò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, Italia chiamò. Noi siamo da secoli calpesti, derisi, perché non siamo popolo, perché siamo divisi. Raccolgaci un'unica bandiera, una speme, difonderci insieme. Già allora suonò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, Italia chiamò. C'è la tradizione degli inni nazionali? Beh, è una delle cose che si scoprono nell'Ottocento, insieme, fine 7, inizio 8, insieme all'idea di nazione. È una delle cose, uno degli elementi che costituiscono un'identità nazionale, l'inno. Definiscono una identità, una appartenenza. Il nostro è stato scritto nel 1847 ed è stato adottato come inno provvisorio della Repubblica Italiana 100 anni dopo.
Ma prima che ci fosse questo inno, che cosa si usava nelle occasioni ufficiali, quando i capi di Stato andavano in giro per il mondo? L'inno, in Italia, come lei mi insegna, dottoressa Vinci, era una monarchia, c'era l'inno reale, quello che faceva parapam, 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 e cominciava così, e poi c'era Giovinezza, che era l'inno del fascismo, e quelli erano gli inni, noi eravamo una monarchia e avevamo l'inno del re. Poi siamo diventati una repubblica e abbiamo Fratelli d'Italia, che a me non dispiace. Credo che la difficoltà dell'inno di Novaro Mameli, perché questi sono gli autori, sia non tanto nella musica, non tanto nella musica in sé. La musica in sé soffre molto spesso di pessime esecuzioni. Credo che il dramma cocente sia nelle parole. Se ci spingiamo oltre le colonne d'Ercole, cioè oltre la prima strofa, lì andiamo nella catastrofe pura. Anche nelle manifestazioni ufficiali uno per pudore evita di cantare quelle seconde strofe. Giuriamo far libero il suolo natio, uniti per Dio, chi vincerci può? Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, Italia chiamò. Dall'Alpe a Sicilia, ovunque è Legnano, ogni uomo di Ferruccio ha il cuore e la mano. I bimbi d'Italia si chiaman Balilla, il suon d'ogni squilla, i vespri suonò. Stringiamoci a coorte, siamo pronti alla morte, Italia chiamò. Son giunchi, ha, che piegano le spade vendute. Già l'Aquila d'Austria le penne ha perdute, il sangue d'Italia e il sangue polacco bevè col cosacco, ma il cor le bruciò. Stringiamoci a coorte, siamo pronti alla morte, Italia chiamò. Quando tu senti gli altri ti viene la pelle d'oca così, è senti vero, le linee a volte che sono delle cagate allucinanti, eppure sono lì tutti con il petto qua e cantano in una maniera, io voglio dire, io sono italiano, mi sento italiano, io se dovessi cantare Fratelli d'Italia la canterei con una grandissima emozione e con una grandissima partecipazione, capito? Sì, perché poi l'emozione è fatta dal fatto che comunque sei insieme a altre persone. Prova a cantare Fratelli d'Italia convinto, 80.000 persone in uno stadio convinto in maniera marziale, e se non ti viene la pelletta d'oca, sembra Totò, capito? Ma se tu fai vadavon, 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 von 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 von, ba 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 ba. L'inno di Mameli alle volte sembra brutto perché è suonato male. Quando l'Orchestra Sinfonica della RAI di Torino, sotto la direzione del maestro Sinopoli, la notte di Capodanno, ha suonato, l'ha suonato come ha potuto, col gelo all'aperto, insomma non era una cosa adatta, ma non mi viene in mente per associazione perché poi c'è stata la nona, ha suonato l'inno di Mameli, l'Orchestra Sinfonica della RAI, con un grande direttore, era bellissimo. Non lo cambiamo questo inno, ogni tanto torna fuori questa questione, cambiamolo e utilizziamo invece il Va pensiero di Verdi. Che cosa ne pensa lei di questa, è una sostituzione possibile? Che differenza c'è fra i due pezzi? Sarebbe più adatto forse ad essere un inno nazionale quello? Di sicuro se noi scegliessimo come inno nazionale il Va pensiero di Verdi ci faremmo un gran figurone nelle partite internazionali, perché francamente avremmo uno degli inni e dei cori più belli che siano mai stati scritti. Inni nazionale. L'obiezione che si fa è una certa incongruità della situazione, perché il popolo ebraico che sull'Eufrate canta il desiderio di tornare
alla propria terra, la terra che Dio gli ha dato, la terra di Israele, che per Verdi era chiaramente metaforico. Lui sicuramente ne dava una lettura emotivamente di tipo risorgimentale, quindi c'era l'alelito a voler fare queste tele, quindi in realtà contiene diciamo gli elementi di risorgimentalità e della unità nazionale, quella a cui Verdi aspirava. Però io capisco l'obiezione di chi dice scegliamo come inno nazionale un inno che parla una patria della che non terra esiste, di Israele. Che non c'è. Taglia gli spaghetti al dente, è un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Il testo in italiano è stato scritto come se io stessi volando in elicottero, cioè al di sopra delle parti, al di sopra della gente, volando dall'alto e vedendo l'Italia veramente com'è, indipendentemente dalla propria idea politica, dal proprio credo, dalla propria fede, dalla propria religione o credo sportivo. L'italiano è una fotografia critica dell'Italia. L'autoradio della mano destra vuol dire un paese di ladri, è troppo donne e sempre meno suore, vuol dire un paese privo di vocazione, un partigiano come presidente, che noi basta che un presidente partigiano, ah che bello abbiamo presidente partigiano, ma sarebbe meglio avere un economo. Tu lo sai che gli italiani non conoscono le parole dell'inno nazionale, però conoscono le parole dell'italiano. Secondo te come mai? Ma sai, quando l'ho scritta non avrei mai pensato che la canzone avesse questo successo un po' in tutto il mondo. Io ho chiesto a Poppi Minellono un testo che parlasse della faccia dell'italiano, che è inconfondibile. Io quando vado all'estero e che poi faccio accendere le luci nei teatri, riconosco gli italiani in mezzo a tutti, perché abbiamo una faccia così particolare, così nostra, che ci appartiene, così mediterranea. E siccome ho avuto tantissima dimostrazione d'affetto in giro per il mondo, allora ho detto, se riesco voglio scrivere una canzone per gli italiani che vivono all'estero. Ma si chiamasse con quella faccia da italiano. L'italiano vero. Ci siamo resi conto che stava diventando qualcosa di più di una canzone quando sono andato a New York e ho trovato Little Italy, cosparsa di t-shirt, sono un italiano vero, buongiorno Italia, tutte le frasi della mia canzone sulle vetrine dei negozi, su tutte queste cose. E quando il presidente Pertini sbarcò in Marocco in visita ufficiale e scendendo dall'aereo la banda dell'esercito marocchino, invece di suonare Fratelli d'Italia, suonò l'italiano convinta che fosse l'inno nazionale. Da piccolo ho assistito in televisione a una partita internazionale dove la banda che doveva suonare gli inni nazionali dopo l'inno spagnolo, per un errore dei copisti o degli organizzatori, anziché suonare l'inno di Mameli, ci suonò Torero. In Francia è uscito da poco un libro che dimostra come la nona sinfonia di Beethoven sia stata utilizzata indifferentemente da diverse parti politiche. L'ha utilizzata ad esempio Hitler nel 1936 all'apertura dei giochi olimpici di Berlino. L'ha utilizzata la Rhodesia, uno stato razzista, come inno ufficiale. E adesso è addirittura l'inno dell'Unione Europea. Questo dimostra che la musica, soprattutto quando è senza le parole, può essere utilizzata sia da destra che da sinistra, riuscendo comunque a sortire un effetto, che è quello di farci identificare con qualcosa, di farci sentire parte di qualcosa. La musica deve sollevare sentimenti.
Allora, con le note della Marsigliese si può andare ad abbattere la Bastiglia oppure a bruciare un Parlamento. Si possono fare due cose opposte, con lo stesso slancio, lo stesso entusiasmo. È la grande ricchezza, è ambigua, ma è anche una cosa di grande ricchezza della musica. Sono delle parole orribili, tremende. Quello era un inno destinato, intanto era destinato all'armata dell'Est, poi i marsigliesi se ne sono appropriati, ma a parte questo, era un inno di guerra. E quindi quando dice che bisogna sterminare i nemici che vengono qui a sgozzare i nostri figli e a violentare le nostre donne, le pare questa una cosa degna di un inno nazionale nell'epoca della pace e dell'Europa unita? Canteremo fino alla morte, innalzando i nostri colori, che ci renda al profondo del cuore. Ale, 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 ale. Si costruisce in vitro, non si compone a tavolino, perché diventi un inno, e un inno di un qualche valore deve avere un accadimento dietro, cioè si deve essere incollato qualche cosa di storico, nel caso degli inni nazionali, gli inni politici, o anche a un livello più quotidiano, più ordinario, l'inno agonistico, l'inno di una squadra di calcio. E beh, insomma, però, devono essere passati degli anni. Quei tifosi devono aver sofferto, devono aver vinto qualcosa. L'unico esempio che conosco di inno moderno fatto in vitro è quello di Forza Italia, che è stato costruito, scritto così, d'autore a tavolino e reso pubblico, ma non a caso non aveva dietro un partito storico con avvenimenti storici, ma un partito che è stato costruito, se mi si passa il termine, in vitro. Le caratteristiche dell'inno di Forza Italia che lo rendono così facile da ricordare? È facile la chiamata iniziale, perché poi è stato costruito più che sullo stampo dell'inno, sullo stampo del jingle, dello spot televisivo, quindi ha una frase molto corta, anche come stile ricorda le canzonette di musica leggera. Quanto conta una canzone tipo l'inno di Forza Italia? Conta veramente poco. Difatti io ero ancora un uomo Mediaset in quel momento, e se avessi considerato che sarebbe contato molto l'avrei scritta io. Per cui conta molto poco, perché prima la gente si deve aggregare sotto un comune ideale, sotto una comune fede, e poi si mette a cantare. Non è che si aggregano per cantare e poi si cominciano a credere un ideale.
diario che i DS hanno cambiato vari inni nel corso degli ultimi anni, hanno utilizzato Bandiera Rossa, hanno utilizzato l'Internazionale, i vecchi inni, e negli ultimi anni sono passati attraverso la cantata per l'Europa, hanno usato la musica di Novecento del film di Bertolucci, e insomma c'è un po' di confusione anche all'interno di questo partito. Lei cosa ne pensa? Una risposta cattiva. Sì, gradirei molto. Solo quella. Ma invece poi, tornando seri, la musica politica, la musica inno, la musica ufficiale ha una acquisisce con l'uso una forte connotazione. Usati politicamente, gli inni aderiscono, finiscono per aderire all'ideologia alla quale appartengono. Crollata quell'ideologia, crolla anche l'inno. Quindi tu, quelle cose che lei citava non vengono più suonate, non solo per opportunità politica, diciamo, ma proprio perché stonerebbero con la cosa. Io credo che i DS, così come le altre forze politiche, troveranno un inno quando ritroveranno in pieno una connotazione, un'identità politica. Ricorderà che il protagonista è un giovane comunista, però in crisi, con grandi problemi di identità sul suo presente essere comunista. Noi abbiamo cominciato il film con l'inno dei lavoratori, che ha una battuta in maggiore e subito la seconda in minore. Quindi l'inno dei lavoratori normale è questo. Avanti così. Questo pianoforte un po' stonato rende molto bene anche l'andamento sgangheratello che hanno in genere gli inni. E Palombella Rossa cominciava così. Se dovessimo fare una classifica degli inni, al primo posto sicuramente ci sarebbe la Marsigliese, che è quella che mette d'accordo proprio tutti. Al secondo posto l'Internazionale e al terzo posto l'inno americano, che è quello che piace di più anche a me. E l'inno di Mameli? L'inno di Mameli non suscita grandi entusiasmi, però abbiamo visto che tutti i personaggi che abbiamo intervistato in fondo lo salvano e dicono che forse se fosse suonato meglio, forse se... E comunque, insomma, non se la sentono di dire che questo inno va cambiato. Va bene così, ce lo teniamo, è il nostro. Thank you.